Dopo 31 anni, la Regione Marche si prepara a varare una nuova legge urbanistica finalizzata a snellire le procedure e soprattutto a puntare su un impatto green dell'edilizia. Un'edilizia che privilegia il costruire sul costruito, la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico. Legge che è stata presentata dal presidente della Regione Marche Acquaroli e dall'assessore Aguzzi nell'ex chiesa del Gonfalone di Fano. Legge che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2024, dopo il passaggio in Consiglio regionale del prossimo 21 novembre. Il cuore del provvedimento è intanto redigere una legge urbanistica adeguata ai tempi. La legge urbanistica delle Marche ha 31 anni, è stata redatta e approvata 31 anni fa, quando lo sviluppo del territorio era completamente visto in maniera diversa, si portavano avanti grandi comparti edilizi, grandi comparti di espansione, nuove zone industriali. Ecco, oggi dobbiamo dire che il costruito forse addirittura troppo rispetto a quanto effettivamente c'è un'esigenza. Questo non vuol dire dover bloccare un potenziale sviluppo, però bisogna incoraggiare, diciamo, di rivisitare quanto già è stato costruito. Quindi si deve parlare di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico, di abbattimento e ricostruzione magari di vecchi edifici, di vecchi capannoni industriali. Come dire, una legge che guardi molto alla tutela del territorio, alla salvaguardia, alla messa in sicurezza del territorio e, se vogliamo, all'efficientamento, all'abbellimento di quanto già è stato costruito. Questo, ripeto, poi non vuol dire che se serve una nuova area edificabile perché c'è un'esigenza di espansione edilizia, che sia industriale, che sia commerciale, ma che sia anche abitativa, questo sarà vietato. Assolutamente. Anzi, all'interno di questa legge ci sarà una metodologia di approvazione da parte dei comuni di eventuali nuove varianti, nuovi piani regolatori, enormemente, diciamo così, più semplice delle attuali situazioni. Purtroppo in passato tante volte abbiamo visto errori che non possiamo più permetterci, perché sono errori che hanno un costo ambientale e molto spesso hanno un costo anche con i danni che ci sono, lo vediamo con i cambiamenti climatici o comunque con tutte quelle che sono le vicende che riguardano la tenuta del nostro territorio anche dal punto di vista ambientale, appunto. Quindi è un rifacimento di una legge urbanistica troppo vecchia e inadeguata ormai nei tempi, uno snellimento burocratico a favore dei comuni che devono portare avanti le decisioni, dei cittadini che devono richiedere situazioni, ma anche dei tanti professionisti che devono portare avanti la progettualità. Oggi è complicatissimo. Una legge vecchia di 31 anni, ma da 31 anni a sta parte sono state approvate nella Regione Marche 11 nuove leggi tutte parziali che si sono stratificate una sopra l'altra. Ci sono oggi circa 380 articoli che prevedono, diciamo, le normative urbanistiche nella Regione Marche. Questa nuova legge prevede 36 articoli. 36 articoli molto ben leggibili, chiari, che quindi si riescono a mettere in campo con molta meno burocrazia per i cittadini, per tutti i professionisti che ci lavorano e per i comuni e gli enti che poi devono autorizzare.